Sono Carlo e questo è il mio canale. Allora, mi piace questa nuova postazione. A voi cosa ne dite? Iniziamo subito. Voglio fare un tag molto carino che ho visto da Generalia. Oltretutto, se stai guardando per caso questo video, io ti ringrazio e ti saluto perché è una youtuber che seguo molto volentieri. La trovo molto in gamba e quindi mi fa veramente piacere seguirla. E questo tag mi è piaciuto veramente tanto, quindi appunto vado sotto al suo video e vado a prendere le domande. È un tag che mi ha fatto riscoprire le pareti. Perché? Perché io non le utilizzo troppo. Ce l'ho tutte dentro questo cassetto, infatti ho direttamente preso il cassetto e l'ho messo qui vicino a me, così posso scovare insieme a voi. E mi ha fatto riscoprire le palette perché non è una di quelle cose che utilizzo tanto. Quando devo fare un trucco, più che altro utilizzo gli ombretti mono perché non lo so, non mi viene in mente di andare a cercare i colori che sto cercando nelle palette. Però devo dire che alcune, tipo le Sleek, che sono molto compatte, le utilizzo molto, mentre altre le avevo completamente lasciate lì da anni, quindi questa è proprio l'occasione per riscoprirle. Iniziamo subito con le domande. Prima, con il migliore packaging. Io non me ne cito soltanto una perché insomma sono indecisa, sono l'indecisione cronica si manifesta in Carla. Ecco, quindi incominciamo. Allora, una con un packaging meraviglioso è questa. Questa qui è veramente bella, quanto scomoda, perché c'è più spazio di packaging, che sarebbe questo. Ho la telecamera con tutta, credo sia New York, sì, New York, in cui ci sono i grattacieli, l'Empire, cosa ho fatto cadere, qualche donnina. Una volta c'erano anche delle lucine, pensate quanto è scenografica questa palette. Poi alla fine i colori sono nel cassettino sotto e sono, e sono questi colori qui, con il Primer Potion e due matite che non sono più qui. E comunque, questa palette non la uso molto perché è scomoda, nel senso è molto grossa, non mi viene in mente di prenderla. Questa, che è la linea che ha fatto Karl Lagerfeld per Sephora. La mode ne... oddio, io il francese. La mode ne ni morale, ni amorale. Diciamo che ve lo faccio leggere perché io non ho mai studiato francese, quindi... E la scritta, la firma di Karl Lagerfeld, cioè per uno che ama la moda questa palette. Oh. Oltretutto il packaging, diciamo, interno è qualcosa di meraviglioso. Sono gli ombretti a forma di Karl Lagerfeld, cioè ragazzi, quanto è bella. Non l'ho mai utilizzata, mai, perché boh, è talmente bella. A parte che anche questa non mi viene in mente di usarla, anche perché i colori sono abbastanza banali. Comunque c'è un oro, un nero glitterato, un blu e un bianco, quindi non è nulla di meraviglioso come colorazioni, però come packaging assolutamente non potevo farmela scappare, quindi questa è una con il miglior packaging. Carla, perché parli? Perché parli così tanto? Quella con gli ombretti più pigmentati. Allora, come non potervi nominare le Sleek? Le Sleek fate così e vi lascia il mondo del colore. E quindi queste sono assolutamente molto pigmentate, avrò l'occasione di farvele vedere nelle domande successive. Comunque io ho la Bad Girl, che è quella molto scura. Questa qui. Ho la Respect, che è una delle mie preferite, la utilizzo veramente tantissimo e ha questi colori qui. E poi ho la Candy, che utilizzo di meno perché ha dei colori un po' improbabili, però mi piacevano, era tanto colorata. I Bandy K anche sono molto pigmentate, la Naked, quella che vi ho fatto vedere prima, sono molto molto pigmentate. Io la Naked 2 non ce l'ho, non ho preferito prenderla, non vorrei farvi vedere Miwa in che posizione è. Normale, no? Stare col siderino per aria. No, non riuscite a vederlo. Comunque, dicevo, la Naked 2 io non ce l'ho. Non ho voluto comprarla perché non mi sembrava molto interessante, in quanto qui avevo già tanti colori nude. A me piacciono particolarmente i matte e queste due non hanno
troppi matte, quindi ho detto me ne basta uno. Adesso magari compro la Naked 3, che mi sembra caruccia, interessante, però vedo. Astro, non trovo la Naked Basic. Dove l'ho messa? Ogni tanto perdo i trucchi, così, a caso, non li trovo più. Comunque la Naked Basic è anche molto scrivente e la adoro perché ha soltanto colori matte, quindi quella è meravigliosa. La più versatile... la più versatile dipende da quello... dipende da come uno interpreta versatile. Chi usa soltanto colori neutri, la più versatile può essere una Naked, può essere una con colori neutri. Se è più versatile si intende che abbia un range di colori che copra tutta la gamma, diciamo. Questa non scrive molto, è una delle mie prime palette che ho comprato ed è la Bella Oggi, però devo dire che ha tanti colori, il blu, il verde, il viola, il rosa, il beige, il nero. Se no, ovviamente, quelle componibili. Io queste due le ho comprate su internet e le ho riempiti di colori Essence e colori Kiko. Riempiti, devo ancora riempirli, soltanto che adesso soltanto più con quelli Essence, perché quelle Kiko non sono più di questo diametro, quindi questa è così e mi sembra che questa sia con colori più nude e rosati, che sono quelli che io utilizzo di più. Quindi alla fine la più versatile, diciamo che potete crearvela voi. Oltretutto adesso sia Sephora che Kiko fanno proprio le palette componibili. Devo dire che quelle di Kiko non costano pochissimo, perché la palette, quella più grande, costa 15 euro e per soltanto un pezzo di plastica mi sembra un po' eccessivo, quando io su internet, su eBay, queste qui le trovavo a 3 euro e poi potevo riempirmele con appunto gli ombretti mono. La più adatta per viaggiare è indubbiamente la Naked Basic, che non trovo, perché è piccola come una mano, è molto piccola, però c'è da dire che avete soltanto colori neutri. Altre molto adatte per viaggiare sono le sleek, perché sono comunque veramente piccole, molto sottili, hanno 10 colori, quanti? 2, 4, 6, 12 colori, e quindi capite che... E di nuovo è caduto. E quindi capite che potete fare molti trucchi, poi dipende anche da quanti giorni state in giro. Io vi direi, la mia preferita per viaggiare personalmente è la Respect, perché ha colori neutri, ha colori scuri, questo bordo è meraviglioso, il nero, e poi ha comunque anche dei colorati tendenti all'aranciato, al rosa, al rosso, che si possono utilizzare anche tranquillamente come blush. Quindi questa io la trovo veramente molto adatta per viaggiare e personalmente sugli occhi adoro il rosa e questi colori. Vi sto nominando più o meno sempre le stesse palette, perché? Perché? Non lo so neanche io perché, perché alla fine sono quelle le mie preferite. Le altre non le utilizzo più di tanto, comunque a fine video vi faccio vedere anche quelle non citate. Che rimpiange di aver comprato. Questa qui di Bella Oggi la rimpiango, perché comunque non la uso mai, fa un po' schifo, però l'ho pagata veramente poco, quindi alla fine chi se ne frega. Rimpiango di aver comprato questa piccolina di Essence, che era di una collezione, perché non ha dei colori inutili, cioè proprio banali, 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 ce ne ho 70.000 di questi colori, quindi mi pento di aver comprato questa qui di Essence, un'altra collezione, che ha dei colori, boh, troppo pastello per i miei gusti, troppo... Barbie, sì, sembra, ecco, sembra quelle palette che si regalano ai bambini di 3 anni per iniziare a truccarsi, per giocare, insomma, sembra quella, sì, fa un po'. Però, insomma, queste qui costano poco, forse non avrei comprato questa qui, perché ero attratta dal packaging, ma insomma, non la utilizzo mai, però... cioè quando mi serve un colore molto intenso come questo blu o questo verde sicuramente la tiro fuori, ma per gli altri colori non mi viene proprio in mente. Quella che ha i colori con i nomi migliori, questo mi piace veramente tanto. Allora, non so quante palette abbiano realmente i nomi. La Naked, boh, non è nulla di che, onestamente. Le Sleek sì, hanno i nomi, vediamo un po'. Non ci ho mai fatto caso. Allora, non leggo nulla.
Gladys White, James Brown, Shalamar, Count Basie Beige, Aretha Orange, Otis Redd, New Jack Pink, OJ's, Motown Mink, Cameo Cream. Insomma, non lo so. Vediamo un po' qualcun'altra. Allora, io ero fissata con la... Ah, vediamo della Candy con... Strawberry Sherbet, Bonbon, Palma Violet, Apple Sour, Pear Drops, Flam, Licorice. Sì, mi piace. Bubblegum, Mint Cream, Cream Soda. Mi piace tantissimo la Candy. La Candy mi piacciono tanto, che appunto hanno nomi di caramelle. E lo sto colore! Ma sapete che non l'ho mai utilizzato? È un... Questo qui mi fa impazzire! Non l'avevo mai visto in vita mia! Bellissimo! E si chiama Loaded. Mawe Woo, Snatch, Suspect, Psychedelic Sister. Anche questo è caruccio, dai! I nomi sono un po' tutti carini dei... delle palette. Che utilizzo di meno? Tra quelle che vi ho già citato, quelle che utilizzo di meno sono questa qui. Questa è una Dolomia, questa è un'altra Dolomia fatta così, questa è un'altra Dolomia, queste qui piccoline, questi quad li trovo un po' inutili, non lo so. Questa l'ho utilizzata per tanto invece, Miss Broadway, però l'ho della Miss Broadway, però l'ho abbandonata. Però ha dei colori molto carini, matte, adoro. Quella più usata, più amata, che porterei su un'isola deserta. Direi la Naked Basic, no la Naked Basic, sì la Naked Basic, ma anche la Naked 1. Ha dei colori meravigliosi e stranamente si vedono i solchi, quindi vuol dire che l'ho utilizzata parecchio. E credo che a questa domanda più o meno tutti abbiano risposto con questa, perché tutti amano le Naked Basic. Come si fa a non amare? Come si fa a non amare? Miglior rapporto qualità-prezzo. Di nuovo Slick. 10 euro, 12 ombretti, strascriventi, straduraturi, se si può dire così, colori molto carini, molto versatili, molto piccole, comode, mi piacciono proprio. Mai senza in una palette colori matte. Se una palette non ha almeno un colore matte, non mi piace, perché io prediligo i colori matte, li preferisco sulla palpebra, fa un effetto più delicato. Poi certo, anche a me piacciono i glitter, anche a me piacciono le pearlescenze, però se devo decidere come truccarmi ogni giorno, prediligo i matte. Niente, il tag è finito, mi sono divertita veramente tanto a fare questo video, spero sia interessato anche a voi, spero la location per fare le fighe piacciano.